Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video ti spiego come non crashare su Ratchet & Clank Rift Apart. Quindi in questo caso io stavo giocando e sono crashato più o meno 4 volte a causa dello schermo. Non è un problema di scheda video o altro, ma è un problema proprio di alcuni driver obsoleti e dello schermo. Quindi in questo caso andiamo nel percorso file di Ratchet & Clank, quindi nella cartella del gioco. Quindi io vado nella cartella del gioco, clicco su Rift Apart, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità e iniziamo a mettere disabilità, ottimizzazioni, schermo intero, esegui questo programma come amministratore e facciamo applica. Una volta fatto, facciamo ok, eseguiamo il programma come amministratore e ora non ci resta che cambiare alcune impostazioni. Quindi andiamo un attimo nelle impostazioni, andiamo su schermo e grafica e cominciamo a settare varie impostazioni. Quindi in questo caso schermo intero, proporzioni automatico, sincronizzazione verticale sì. Se in questo caso non volete la sincronizzazione verticale, mettete no e su riguardo alle proporzioni 16 noni. Risoluzione dinamica mettete 60, metodo di upscaling mettete no e fate applica. Schermo intero esclusivo se vuoi cambiare la frequenza di aggiornamento. Io metto 60 Hz. Quindi provate una di queste impostazioni, oppure mettete schermo intero, oppure schermo intero esclusivo e mettete i vostri fotogrammi, ok? La frequenza di aggiornamento che si basa sul vostro monitor. Quindi, da fare. Proviamo ad avviare il gioco, proviamo a muoverci un po', vediamo se laghiamo oppure no. Riprendi. Sai di cosa stava parlando? Deve essere sopravvissuta a qualunque cosa sia successa qui. Ok, ci serve un altro cristallo di Blizzon. Intanto si muove tanto la visuale. Vabbè, per ora non dà segni di problemi, errori, crash, perché ogni tanto quando avviavo una partita, giocavo così per un po' e mi crashava. E niente, quindi se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti al canale, attiva la campanellina, lascia like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!